Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Siamo stanchi! Basta! Ci vogliono morti, sta gente, ci vogliono! Perché ne danno sempre cose a loro, i diritti a loro, e noi niente, mai diritti! Solo a loro, solo ai delinquenti danno i diritti! Questa è la morte dei diritti della polizia penitenziaria! Le aggressioni sono continue! L'amministrazione penitenziaria non può più massacrare il personale con turni massacranti proprio perché superano ciò che è previsto dall'accordo quadro. Noi abbiamo un accordo dove è previsto che dovremmo fare 6 ore al giorno. Turni oggi previsti di 9, 10, 11 ore al giorno. Turni di servizio di piantonamento e di traduzione di 24 ore consecutivi. Non è una cosa idonea. Non è normale che qualche personale deve fare un turno di riposo ogni 24 giorni. Noi oggi chiediamo al prefetto e al questore di prendere posizione, di prendere e darci una mano proprio per far sì che il DAP invii del personale per creare organico sufficiente a svolgere le mansioni di polizia. Ma ci viene negato perché non ci vengono dati né strumenti né mezzi. Utilizziamo strumenti di controllo dei detenuti dove il rapporto è 1 a 40, 1 a 50, dove oggi non c'è nessun tipo di garanzia per l'operatore, non abbiamo armi, non abbiamo taser, non abbiamo spray antiaggressioni perché l'amministrazione li considera lesivi nei diritti dei lavoratori e invece dobbiamo semplicemente garantire al lavoratore di lavorare in sicurezza. Alla luce di quello che ha raccontato, il carcere oggi è un luogo sicuro per voi e per i detenuti? Non è sicuro nemmeno per i detenuti, si figuri per gli operatori di polizia. Perché oggi anche i diritti dei detenuti sono lesi. Abbiamo bagni e docce che stanno crollando a pezzi. Abbiamo topi e scarafaggi da tutte le parti. E quando chiediamo di prendere interventi e di sistemare l'istituto, l'unica cosa che ti vengono a dire è che non hanno i soldi. Dimissioni, ma le dimissioni di chi? Qui. Noi chiediamo che l'amministrazione prenda in seria considerazione le dimissioni del comandante e del direttore. Sì, sono Amerigo Barassi, sono rappresentante regionale dell'OSAP, organizzazione sindacale di polizia penitenziaria. Oggi... Sovraffollamento delle carceri. Sì, esattamente. Noi siamo qui per lamentare che la carenza di personale, la carenza di personale a fronte di un notevole aumento della popolazione detenuta, di strutture non adeguate per quelli che sono le nuove regole, i nuovi regolamenti penitenziari, senza strumenti di difesa, adesso senza strumenti di intervento, perché noi ci troviamo con un solo collega all'interno di una sezione con 45-40 detenuti. La situazione è peggiorata perché è il metodo di trattamento del detenuto, non c'è più la sorveglianza di una volta, c'è la sorveglianza dinamica, quella che chiamano sorveglianza dinamica che in realtà sono soltanto le celle aperte, dove i detenuti vengono lasciati liberi di girare nella sezione. La questione è il sovraffollamento, semplicemente quello. Non potendo garantire gli spazi adeguati al detenuto, si lasciano liberi di uscire dalle celle per far sì che non ci sia questa restrizione dei famosi 6 metri quadrati per ogni detenuto. Ci hanno veramente fatto incazzare! Dimissioni! Dimissioni! Dimissioni!